Siamo al Kian Prince Foundation, pronti per seguire il match. Squadra già in campo che attende solo il fischio dell'arbitro. Entrata che immagino verrà punita con il giallo. Cartellino giallo, l'arbitro vuole dare subito un segnale ai giocatori. Se cominciamo così, chissà quanti ne prenderanno. Devono abbassare i toni. Peters, conclusione murata. Può essere il gol del vantaggio. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto del calcio di rigore per spezzare la parità. Era a pochi metri dall'azione, ha potuto giudicare in maniera chiara l'intervento del giocatore. Mi pare ci siano dubbi. L'arbitro in trasformazione perfetta. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Recupera la palla e fa ripartire i suoi. A spazio lungo l'out. Potrebbe crossare. Grande recupero in area. Si contendono il controllo del pallone. C'è l'errore, perdono palla. Possesso palla per gli avversari. Occhio al tiki-taka prolungato. Può metterla dentro. Fuori gioco, stava andandosene verso la porta avversaria, non ho avuto dubbi l'assistente. Ma era al di là, poco, era fuori gioco. Guadagna metri. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Pallone perso. C'è la prateria per andare. E c'è il gol, importantissimo per blindare la salvezza. Gran bel atteggiamento. Questa rete aumenta le loro chance di disputare questo campionato anche il prossimo anno. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. A metri per correre. Con questa palla e punta la porta. L'arbitro non ha potuto far altro che concedere il penalty. L'ennesimo oggi contro questa squadra. Devono fare più attenzione però. L'arbitro è stato clemente in questa occasione. Poteva starci, credo, anche il cartellino. Ha commesso un brutto fallo. Poteva andargli anche peggio. Non sbaglia dal dischetto. Con questa rete aumenta ulteriormente il proprio vantaggio. Peters. Traversione al centro. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Tocco orizzontale. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Peters. C'è il recupero del pallone. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Ottima lettura, recuperano il pallone.
Peters. Hanno perso palla. Possesso perso. Stendard. Buona l'idea, meno l'esecuzione. Facile per il portiere. Rientra per farsi dare palla. Attenzione perché è pericoloso. Palla respinta dal difensore. C'è il pressing sul portatore di palla. Rivera. Condizione interessante. Può metterla in mezzo. Vediamo cosa inventa ora. Il portiere in presa sicura. Rivera. Peters. Prova a sorprendere il portiere. Facile qui la parata del portiere sulla conclusione da fuori. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Rivera. Può colpire da lì. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. Ha avuto coraggio qui l'attaccante. Se avesse centrato anche la porta, adesso commenteremmo un gol eccezionale. È difficile fare gol qui, ci ha provato. Apprezzare comunque il tentativo, decisamente meno il risultato. Buone qualità di palleggio quest'oggi. Ottimo intervento difensivo. Un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. Prova a colpire al volo. Viene fischiato qui fuori gioco, bravi difensori. Perfetto oggi nei passaggi. Arbitro che dice che può bastare. Primo tempo che si chiude sul risultato netto di 3-0. Fin qui è stata decisamente una partita a senso unico. Eh sì, hanno letteralmente dominato. Credo che per gli avversari non ci sia più speranza. Comincia ora il secondo tempo. Si ripartirà con un calcio di punizione. Battono subito il calcio di punizione. Legge bene la traiettoria qui. Cross invitante, ma il pallone viene controllato dalla difesa. Colpisce la traversa, non è finita. Non può rimproverarsi nulla, l'aveva messa là dove il potere non poteva arrivare, ma non aveva fatto i conti con la cattiva sorte e i legni. Giocata interessante per il compagno. Legge bene una situazione pericolosa. Corner in aria. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Palla in out, altra possibilità dalla bandierina. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Ha staccato più in alto di tutti su questo cross e l'ha messa alle spalle del portiere. Ha giocato d'anticipo, raccogliendo il tiro dalla bandierina e trovando la deviazione vincente. Gol di buona fattura, merita di essere rivisto. C'è la rimessa con le mani. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Molto interessante. Può far male da lì.
Palla che finisce sul fondo, era una buona possibilità da ottima posizione. Si abbassa per ricevere. Occhio, cerca l'area di rigore. Può colpire da lì. Occhio. Palla ancora in gioco, pericolo. Oggi c'è una sola squadra in campo e il punteggio parla chiaro. Questa è l'azione che ha portato al gol. Tutto nasce da un intervento maldestro del portiere. Non è riuscito ad allontanare la palla sulla prima conclusione, favorendo poi l'inserimento dell'avversario che non ha avuto problemi. Grande numero! Fantastico! Non riescono a tenerla. Tavano. Perdono qui il possesso di palla. L'arbitro fischia palla, attenzione perché è già ammonito. Irremovibile qui l'arbitro, ha estratto il giallo, è il secondo della sua gara e finisce sotto la doccia. Non ha pensato alle conseguenze del suo intervento, capita di perdere la testa nella foga del match. Buona qui la lettura del difensore. Probabile giallo in arrivo per questo intervento. Qui l'arbitro mi è sembrato piuttosto clemente, ha scelto la strada del cartellino giallo. Sarebbe stata l'ennesima espulsione, probabilmente ho deciso di graziarlo. Titez. È in buona posizione. C'è il vantaggio, giusto non interrompere. Prova la botta, palo, ma il pallone torna in campo, pericolo. Si butta in avanti. Azione che si fa interessante. Ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la posizione di offside. Ottima lettura su una situazione complicata. Rivera, buon pallone filtrante. Dice di no con questo intervento. Occhio al corner. Girata di testa che finisce largamente sul fondo, da apprezzare soltanto il tentativo. È salito bene in aria ma non è riuscito a colpirla come avrebbe voluto. Buon lavoro qui del difensore. Tocco di testa, palla che scivola in palo laterale. Peters. C'è l'errore, palla recuperata. Occasione. Gol solo sfiorato, ma che occasione, Stefano. Parlerei più di errore dell'attaccante che di sfortuna tu per tu col portiere, dai. Ma non puoi permetterti di calciare sul fondo, ma no. Peters. Palla in palo laterale. Si libera spazio. Occasione. È stata una partita a senso unico sin dall'inizio. Difficile che questo finale possa cambiare la storia. Guadagna metri. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Possibilità per la ripartenza. Perdono il possesso del pallone. Squadra di casa che sta cercando di mettere pressione, di aumentare l'intensità sul possesso di palla avversario. Luigi, questa è una tattica però molto dispendiosa. Dovranno dosare bene le forze per evitare di arrivare stanchi a fine partita. Peters. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Mancano 5 minuti alla fine della partita.
a metri per avanzare. Portiere che blocca senza problemi. Peters. Palla spazzata via dal portiere. Occasione. Stavolta preciso l'intervento del portiere. Che sembrava destinata in fondo alla rete, invece è riuscita a intercettare la palla. Si abbassa per farsi dare palla. Non c'è più tempo, posso risultare per questa vittoria che garantisce.